del bittino blu. Il bittino blu, me lo strappasti di dosso, ma non sono brava a raccontare. Tu mi avresti tappato la bocca con queste parole. Allora penso che non saprò raccontare questa storia che ha a che fare con cosa provavo una volta quando qualcuno come te, che aveva fatto un genere di lavoro tosto, un lavoro che ti può ammazzare se non stai attento, mi rivolse la parola come se fosse importante per lui che lo ascoltassi. E essere ascoltata, io pure, mi faceva sentire come fossi la cosa delicata di cui aveva bisogno dopo tempi neri, uno cresciuto duro e solo come te, è uscito vivo dalla guerra, ma non ho più per te gli stessi sentimenti, si può dire non li ho più per nessun uomo di quelli che ho conosciuto. Lo pensavo quando ti incontrai, ed era eccitante per me stare con te come se mi guadagnassi più vita, ma la perdevo. Ma tu dicevi che ero speciale, la meglio di tutte le ragazze, delle donne che avevi avuto, la più sexy, ti eccitavo di più. Questo è quanto mi ricordavo quando volevo lasciarti, quando mi venivi dietro di nuovo, come sempre ubriaco, inseguendomi o dicendomi che mi avresti ammazzata. Cercavo di ricordarmi che nessun altro mai aveva detto che ero bella o speciale, e pensavo che perché mi amavi parlavi così. Lo so, non sono carina come sono certe donne, come erano certe donne che ti giravi due volte a guardare facendomi dimenticare quello che mi avevi fatto e facendomi desiderare di averti di nuovo per me. Ma era solo il fatto che mi spaventavi che mi impediva di lasciarti. Tante volte mi avevi minacciato. E mi ero abituata al tuo amore. Amavo i tuoi baci, quel modo che avevi di toccarmi tenendo la mia faccia nelle tue mani, stringendomi le spalle. Il modo con cui massaggiavi le mie gambe stanche e come poggiavi le mani sui miei seni in modo così delicato, pensavo, per non farmi male. E il mio tenerti stretto a me più forte che potevo, e tu che dicevi che ero proprio la meglio di tutte, la meglio e la meglio, finché quelle onde puzzavano e galleggiavano per un interminabile secondo o due, poi quel colpo che mi attraversava così dolce. Ma tu mi maltrattavi. Stavamo seduti insieme in casa e tu saltavi su e mi colpivi urlando: no, non devi farlo! E non sapevo nemmeno di cosa tu stavi parlando. Mi prendevi a cinghiate, mi hai buttato giù dalle scale più di una volta e mi chiudevi fuori casa da sola per ore. E non conoscevo nessuno nel caseggiato dove poter andare. Allora semplicemente restavo giù nel vano del portone. La gente entrava e usciva e mi tenevano aperta la porta, ma io dicevo no, che stavo aspettando qualcuno. Finché non scendevi a vedere. Quando facevamo pace ero così contenta di riavere te, che tu fossi tornato in te e che uscissimo a ballare. Tu li conoscevi tutti e quei tuoi amici facevano sempre finta di niente. Io gli ero grata di trattarmi così da amici, così carini, così rispettosi, simpatici. Si facevano certe risate con me, come tu non potevi o non volevi fare. Thank you.
Nel freddo, senza scarpe, e tu con un coltello da cucina appena affilato in mano che gridavi che mi avresti fatto a pezzi. Tu non immagini neppure quanta paura avevo di andare a dormire e quanta paura anche di aspettarti sveglia, ma cosa te ne poteva importare quando eri di quell'umore? Io impazzivo chiedendomi cosa avresti fatto quando entrasti, aggirandoti come un cane rabbioso, cercando di afferrarmi, mentre a malapena stavi in piedi e dovevi appoggiarti ai mobili per muoverti nella stanza. Non so come tu, d'un tratto, fossi in grado di muoverti così rapido quella notte, nelle condizioni in cui eri, e il coltello in mano. Poi, quando ti fermasti nel mezzo della strada deserta e dicesti che era finita e ti girasti e tornasti indietro, non so davvero perché ti seguì a casa. Osservavo da vicino i tuoi movimenti quando ti infilasti nel letto con i vestiti addosso e mettesti il coltello sotto il cuscino e mi dicesti che se io volevo ucciderti mentre dormivi, stava lì. Aspettai ancora un'ora fissando l'orologio che contava i minuti con la paura che ti saresti svegliato dal tuo sonno alcolico con i dolori, mentre da incubi. Poi dovetti cercare sotto il tuo cuscino per trovare il coltello e mi tagliai un dito. Stavo per urlare, ma capii a che punto ero, che ero così furiosa contro di te che all'improvviso volevo colpirti più forte che potevo con i pugni e urlare. E ancora mi fa impazzire, e invece sarebbe stato meglio l'avessi fatto. Ma non fiatai, solo mi tenevo immobile il dito tagliato che non potevo guardare e guardavo a lungo te, cercando di immaginare dove dentro di te era il cuore. Mi venne un'idea, tornai in cucina per mettere una benda al taglio, lo tenni stretto finché smise di sanguinare, pulsava soltanto, e chiamai la polizia. Venite qui, subito, gli dissi, sto per ammazzarlo. E gli detti l'indirizzo, l'interno, il piano, la camera da letto. Ne volevo una pattuglia nel caso dovessero salvarmi da quanto tu potevi fare mentre stavi morendo. O forse quello che volevo era quello che fecero. Presi il coltello e per prima cosa andai a togliere il chiavistello alla porta per quando arrivavano, chiedendomi quanto ci mettevano. Rimasi in piedi sulla soglia della nostra camera da letto contando mentalmente fino a 200 e poi contando di nuovo, e li sentii che pestavano e correvano su per le scale con tanto chiasso che pensai ti avrebbero svegliato. Così corsi a pugnalarti nel petto tenendo il coltello con tutte e due le mani. Scivolò di lato e ti strappò la camicia sotto le costole e ti fece solo un taglio.
saltasti su e apristi gli occhi, ma non sembrava che tu mi vedessi e ti colpì di nuovo e quello scivolò di nuovo, non riuscivo a fare modo che ti entrasse dentro, ma era troppo tardi per fermarmi. Polizia ti spinse via da me, non ricordo dove era finito il coltello, lo sai, dovetti fuggire sul retro e raggiunsi l'esterno e mi tirai alle spalle la porta che ha il blocco automatico, mi chiudevo fuori perché tu stavi urlando, aiuto Esther, aiuto, per Dio Esther, ti prego, aiutami, mi stanno ammazzando, Esther. Sarei tornata indietro, avrei ucciso quei poliziotti per staccarli da te. Poi il rumore si era allontanato. Stavo cercando di capire come fare a rientrare. Ero gelata e piangevo nella mia camicia da notte. Dovevano averti portato via. Stavo cercando di capire che cosa ti sarebbe successo e in che modo avrei potuto farti uscire quando udì due colpi di pistola dalla strada sul davanti della casa. Non so cosa dissero che avevi fatto quando vennero su chiamandomi e mi fecero entrare in casa nostra e mi dissero cosa ti era successo. Non mi sembrava di riuscire a sentirli. Quello a cui pensavo mentre loro parlavano e parlavano e si aspettavano che dicessi io qualcosa che non avrei detto, era come alla fine avevo visto uno di loro che da dietro ti teneva stretto sul collo nel modo con cui tu mi afferrasti al collo la notte che mi strecciasti l'abitino blu nuovo che sembrava di seta proprio sul dorso, lasciandomi nuda in un angolo con le mani alzate, e tu che mi urlavi che ne avevo speso di troppi dei tuoi soldi e dicevi che non ti avrei lasciato, no, e mi infilasti nel ripostiglio, mi chiudesti dentro gridando attraverso la porta che se mai avessi provato a lasciarti mi avresti fatto uno sfregio così terribile che nessuno mi avrebbe voluto, mentre io piangevo dentro un brandello del mio vestito strappato, ormai distrutto, rovinato, finito.
Era per te quel vestito, per farti felice, fare che tu volessi stare con me. La sola cosa che avevo era nel corpo un bisogno fisico di te. Volevo che tu dicessi che mi amavi, che saresti stato gentile come era una volta. Continuavo a pensare che se io ero gentile con te, per te sarebbe andata meglio, saresti stato a posto di nuovo e sarei stata speciale per te, come prima. Ormai niente può più cambiare tra di noi. Resteremo sempre inchiodati al punto dove eravamo quella notte. Però io sono la sola a sentirmi così, tu non puoi. Il prete mi dirà che ormai devo perdonarti, lasciar stare e che qualche volta dovrei andare in chiesa. Lo guardo e vedo un altro uomo che mi guarda. Raccontavi tutte le storie tremende ai tuoi amici, i colpi duri che avevi ricevuto, dicevi più duri dei miei. Pensi che questa storia sia abbastanza tremenda per me da raccontare? Però tu non stai ascoltando, non puoi rispondermi, non mi risponderai mai. Non sei qui, ma non te ne andrai e non puoi darmi indietro quello che hai preso, visto che sei morto. Se tu potessi ridarmi solo quell'abitino, potresti ridarmi tutto, anche quel modo di infilarmi la mano nei capelli dopo che mi avevi picchiato e dicevi non piangere, dolcezza, no, tesoro, smetti di piangere, ti prego, ti prometto che non lo faccio mai più. Thank you.